Oggi siamo naturalmente riuniti qui per festeggiare la ricorrenza del 4 di novembre, che rappresenta festività dell'Unità Nazionale e la Giornata Nazionale delle Forze Armate. Ci troviamo davanti adesso al Palazzo Comunale di Subiano, che porta una lapide commemorativa dei caduti della guerra e i caduti di tutte le guerre. Noi sappiamo benissimo che la Prima Guerra Mondiale è stato il completamento dell'Unità Nazionale Italiana. È stato l'atto finale con il quale finalmente l'Italia ha avuto una unificazione attraverso l'annessione delle ultime terre che erano ancora in mano austro-ungarica. Figli di queste terre hanno combattuto presso i luoghi dove chiaramente la guerra si svolgeva. La Prima Guerra Mondiale è stata una guerra che, per quanto percepita forse in misura minore nelle nostre terre, è comunque stata una guerra molto, molto cruenta. Una casa è considerata a tutti gli effetti la Grande Guerra. E è stato un momento particolarmente significativo in cui tutti noi adesso ci riconosciamo, perché sulla base di questo è stato completato quello che era l'intento originario, appunto, di chi ha combattuto per poter rendere l'Italia finalmente una terra libera, una terra unita. Adesso ci troviamo in tempo di pace, però è giusto e doveroso ricordare l'esempio di tutti coloro che, civili e naturalmente militari, hanno combattuto per poter renderci liberi veramente. Siamo qui anche stamani, come ogni anno, a rendere omaggio in questa giornata particolare, speciale e significativa per l'Unità d'Italia, per rendere omaggio alle forze dell'ordine. Soprattutto vorrei dire che non è una commemorazione soltanto storica, è un omaggio che vogliamo rendere come comunità civile a tutti i componenti, a tutti i soggetti delle forze dell'ordine che anche oggi, quotidianamente, prestano il loro servizio. Uomini e donne che ancora oggi ci garantiscono la democrazia e la libertà. Il nostro percorso continua e siamo adesso davanti al monumento al Milite Ignoto, il monumento che è stato eretto per volontà della comunità locale un anno e mezzo circa dopo la traslazione delle spoglie del Milite Ignoto e l'elevazione all'altare della patria. È una giornata molto significativa questa, perché ci pone di fronte ad un ricordo perpetuo che nella giornata, appunto, dell'unificazione nazionale, nella giornata in cui comunque vengono ricordate l'alto valore delle forze armate nazionali, rende l'onore a colui che ha simboleggiato da sempre, dal 1921, quindi da 100 anni a questa parte, simbolicamente tutti coloro che hanno dato la vita per la nostra nazione, per il completamento del processo di unificazione, per poterci garantire quel valore di unità nazionale che fino a quell'epoca non era stato ancora completato. Ad opera di una sollecitazione che ci è giunta al riguardo, abbiamo quindi ritenuto opportuno e
diciamo volontariamente portato avanti un'iniziativa come amministrazione comunale volta al riconoscimento del conferimento appunto della cittadinanza onoraria al milite ignoto, un po' come è avvenuto in tutta Italia. Il Consiglio Comunale di Subiano, nella seduta del 4 novembre 2021, presieduta dal consigliere Luca Bianchi con la presenza del sindaco Ilaria Mattesini e dei consiglieri Calussi Alberto, Lusini Beatrice, Domini Paolo, Bragoni Lara, Alberti Patrizia, Testi Andrea, Maggini Ilario, Esposito Nicola, Beatrice Benelli, vista la nota con la quale l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su proposta del Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, nell'anno del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria, 4 novembre 2021, ha invitato tutti i comuni d'Italia ad aderire all'iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Dato atto che la proposta si prefigge di realizzare in ogni luogo d'Italia il riconoscimento della paternità del soldato che per 100 anni è stato volutamente ignoto e che diverrà così cittadino d'Italia. Ritenuto di aderire all'iniziativa, considerando di interpretare in tal modo i sentimenti della nostra comunità e di ricordare il sacrificio dei combattenti della Prima Guerra Mondiale e i caduti per la patria, tenuto conto che il conferimento della cittadinanza onoraria, espressione dei sentimenti di riconoscimento e gratitudine, si annovera tra le competenze del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale di Subiano ha deliberato all'unanimità di conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto per le seguenti ragioni. Così come 100 anni fa quel soldato è stato voluto di nessuno perché potesse essere percepito da tutti e sublimare così il sacrificio e il valore di tutti i caduti per la patria, oggi è giunto il momento in cui in ogni luogo della patria si possa orgogliosamente riconoscere la paternità di quel caduto, di dare atto che il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto verrà ricordato in occasione delle commemorazioni del 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate che si terranno in Subiano sabato 6 novembre 2021. Al Consiglio Comunale di Subiano erano presenti anche gli assessori esterni Marcello Ralli e Nadia Casini. Atto di questa iniziativa con consegna della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Consegna da parte del vice sindaco Paolo Domini della pergamena della cittadinanza onoraria conferita dal comune di Subiano al Milite Ignoto ai rappresentanti delle forze armate presenti in questa giornata. Ad Antonio Autorità per la stazione dei Carabinieri di Subiano. Ad Alfredo Andreini per l'associazione Bersaglieri di Arezzo. A Ferdinando Tocci per l'associazione Granatieri di Sardegna. Edo Bonucci con la sua tromba ci suona la leggenda del Piave, una canzone che diede un grande contributo di energia e di coraggio sui campi di battaglia ai giovani fanti e che fu l'unica musica ammessa ad accompagnare il Milite Ignoto, il soldato senza piastrina, nel suo lungo viaggio per l'Italia, che lo avrebbe portato verso l'altare dedicato dalla patria a un soldato ignoto della Grande Guerra, dove si sarebbe onorata la morte degli eroi di ogni tempo e di ogni storia. Questa è la lettera della figlia di Maria Bergamas. Sono la figlia della madre spirituale del Milite Ignoto, Maria Bergamas. Già nel lontano 1921, parlando io e mia madre con il reverendo cappellano militare Don Vinaia d'Asiaco in merito all'esumazione delle salme, venimmo a sapere che le salme che erano state dissotterrate e fra le quali doveva essere scelto il Milite Ignoto non dovevano avere nessun segno di riconoscimento, nemmeno il minimo come lei stesso lo afferma.
Nel sentire questo, la mia mamma chiese sempre al cappellano se avessero esumato pure sull'altipiano di Asiago, poiché mio fratello era caduto nel bosco della Marcesina il 18 giugno del 1916, al che il reverendo rispose di no, e già in quel momento ebbi la netta sensazione che avesse risposto così per non impressionare mia madre. Questa risposta del reverendo credo diede molta forza e coraggio a mia madre per poter scegliere la bara, anche solo momentaneamente, poiché dopo, per lo shock preso, rimase ammalata per 6 lunghi mesi. Mia madre mi ha sempre raccontato che nel suo intimo pensava che avrebbe scelto l'ottava o la nona bara, ma che all'ultimo momento una forza inspiegabile l'aveva sospinta verso la penultima. Ad ogni modo, voglio nuovamente confermare ciò che ho detto all'inizio di questa mia, che cioè, come lei dice, nessuno può sapere, all'infuori di lei, dove sia caduto il soldato che riposa sull'altare della patria, e che anzi è bello e giusto lasciare che ogni madre abbia l'impressione che il milite ignoto possa essere suo figlio. Fu anche scritto un inno proprio al milite ignoto, e vorremmo soltanto leggervi la prima frase, la prima strofa, e lo farà proprio Alfredo Andreini, che naturalmente ci ha seguito in tutti questi anni e i nostri percorsi dedicati proprio al ricordo. Il carcere era una prora, prora d'Italia, volta all'avvenire, immersa nell'aurora, col motto in cima, vincere o morire, e intorno a quella prora si moriva. Quando alla nave arrise la vittoria, ma il nome d'ogni fante che periva passava all'albo bronzeo della storia. Soldato ignoto, e tu, sperduto tra meandri del destino, mucchio senza piastrino, eroe senza medaglia, il tuo nome tuo non esisteva più. Finita la battaglia fu chiesto inutilmente, nessuno per te poteva dir presente. Era il 2 giugno del 1921, 2 giugno, quando fu suonato questo inno al milite ignoto. 10 anni in tutte le scuole fu sempre suonato. E era il 1924 quando la comunità di Subiano eresse questo monumento del milite ignoto, il monumento ai caduti, proprio perché era pervasa veramente da questo sentimento di patria, da questo dolore grande di tutti i suoi figli che erano morti nella prima guerra mondiale e che molti di loro non fecero ritorno a casa. C'è un albo d'onore che è molto bello, molto interessante, e nei nostri cimiteri ci sono le lapidi che lo ricordano. È un onore e è con orgoglio che anche questa mattina siamo qui riuniti per onorare a nome delle cittadinanze di Subiano e di Capolona i caduti del nostro territorio, in questa cappella che simbolicamente ci unisce e ci continuerà ad unire. La conclusione del percorso presso questo luogo simbolico, dove tutte le nostre cerimonie ufficiali appunto si concludono qua,
È una emozione forte tornare nuovamente in questo luogo dove riposano i caduti per la nostra libertà. La giornata odierna ci offre uno spunto ulteriore di riflessione per tenere sempre viva la memoria di chi ha dato la propria vita per la nostra patria. Chiaramente qui si ricordano tutti i caduti, universalmente, civili, militari, e è ancora simbolico che in una giornata come oggi, dove ricordiamo l'alto contributo dato dalle forze armate per la nostra patria, sia altrettanto doveroso ricordare genericamente tutti coloro che hanno dato la propria vita. Fratelli e sorelle, preghiamo per i nostri caduti, per tutti i caduti nelle guerre, nella speranza che la morte e la guerra non è l'ultima parola, la parola definitiva, ma nella speranza che l'ultima parola la dirà il Signore. E l'ultima parola è vita, l'ultima parola è felicità, l'ultima parola è giustizia. E se anche qua giù, nonostante tutti i nostri sforzi, non riusciamo a rendere giustizia, ecco, abbiamo questa consapevolezza che il Signore renderà giustizia a tutti quelli che hanno subito violenza. E allora, ecco, lui ci rivolgiamo perché i nostri defunti possano godere quella beatitudine eterna che il Signore ha preparato per loro.